Il ripescaggio in promozione dello scorso 22 luglio ha sancito il ritorno del GS Raiano in promozione dopo 23 anni. Un'intera comunità ancora in festa si appresta alla nuova stagione che dovrà essere caratterizzata sempre da tanto entusiasmo. Con questo spirito, giocatori, staff tecnico e dirigenziale sono stati accolti in piazza dalla popolazione che ha applaudito i propri beniamini nella festa promozione. Con l'occasione è stata presentata la squadra che insieme al riconfermato allenatore Marco Antinucci è pronta per la nuova avventura. Accogliamoli con un grosso applauso! Presidente, allora, una festa che la comunità raianese meritava e quindi avete deciso di organizzare questo appuntamento per celebrare il ritorno importante in promozione esattamente dopo 23 anni. Che cosa significa per Raiano? Significa riportare il calcio raianese negli anni passati con un gruppo di ragazzi di Raiano che negli anni passati questo non succedeva, perché purtroppo la categoria che si andava a affrontare, i ragazzi per la categoria non c'era. Il Raiano partirà dalla base, rappresentata dal gruppo solido della scorsa stagione, rinforzato con innesti in ogni reparto per affrontare il nuovo ed impegnativo campionato. Innanzitutto verrà affrontata con molta serenità, con la consapevolezza che è un traguardo che abbiamo raggiunto con un grande sacrificio, con un lungo percorso, e quindi faremo di tutto per difenderla. Riteniamo che la squadra abbia le qualità per raggiungere questo obiettivo sportivo, probabilmente non potrà competere con le squadre più blasonate, con le corazzate che sono state costruite nel girone B, ma sicuramente tira la sua dentro casa e con le squadre con le quali condividerà l'obiettivo della salvezza. Riguardo all'anno, la stagione scorsa è stata una stagione importante. Sia per Raiano, perché è tornato dopo 23 anni in promozione, e sia per me, perché per l'allenatore è la prima volta che alleno in promozione. A portare i saluti l'ex attaccante di Udinese, Perugia e Pescara, della nazionale Under 21, Massimo Margiotta, cresciuto calcisticamente a Raiano, dove ha origine la sua famiglia. È un piacere rivedere questo entusiasmo a Raiano. Io ho avuto la possibilità di venire a vedere una partita, lo spareggio contro che vincemmo 2-0 con Spiazzano. Ho rivisto un po' l'entusiasmo che c'era una volta, quando a Raiano c'era la Serie D, c'è stata l'eccellenza. Per questo faccio i complimenti a chi ha ricreato questo entusiasmo. Raiano è sempre stata una piazza calcistica che ha fatto prevalere entusiasmo, come circa un quarantennio fa, quando ci fu la promozione in eccellenza, ha ricordato il sindaco Marco Moca, che ha annunciato i lavori per la tribuna coperta, che fanno seguito alla realizzazione del matto sintetico che ha reso il campo sportivo Cipriani un fiore all'occhiello del centro Abruzzo. La realizzazione del matto in erba sintetica è stato fondamentale, soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi. Sarà un caso, ma il primo anno si è raggiunta la promozione, quindi vuol dire che avevamo dei piedi buoni che avevano bisogno di un tappeto che per poterli far fruttare. Con la copertura crediamo di riuscire a dotare il nostro paese di una struttura che può essere da punto di riferimento per l'intera vallata.